Quali rischi legati al ritardo delle riaperture, sia per i cronici già diagnosticati che per quelle diagnosi che non si sono potute effettuare durante la fase 1? Ma i rischi sono, direi, enormi, perché interrompere l'assistenza a malati cronici come quelli affetti da diabete vuol dire andare a veramente danneggiare organi e arterie per alcune settimane, provocando un danno che può poi essere pagato in futuro. Il dato sta emergendo attualmente in alcune casistiche, anche italiane. C'è uno studio dell'Università di Padova dove fa vedere che nel periodo del lockdown, cioè già solo quello, si è avuto un innalzamento medio della emoglobina glicata, dati inglesi che dicono più o meno la stessa cosa. Quindi il pericolo è di attraversare un periodo che lascerà il segno nella storia dei pazienti è veramente alto. Qual è la situazione sulle liste d'attesa in questo momento e prospettive e proposte per il prossimo futuro? La situazione è molto complessa perché solo in Piemonte mi risulta che ci siano 300.000 visite inevase e attualmente si sta timidamente riprendendo l'assistenza a pazienti che vengono inviati non con il codice U di urgenza o B di breve periodo e si sta iniziando a richiamare quelli con codici diversi, ma è molto molto lento, per cui vedo veramente un futuro di difficoltà. Devo dire però che la diabetologia piemontese in molte realtà si è data da fare e addirittura ci sono servizi, tra cui anche il mio, in cui non c'è stata durante il periodo del lockdown, non c'è stata una riduzione poi così grande dell'assistenza, grazie alla telemedicina. In diabetologia non è nuova questa cosa, ormai moltissime attività anche prima del Covid erano fatte in teleassistenza perché ormai abbiamo la possibilità di trasmettere dati glicemici, però c'è stato un forte influsso e in alcune unità operative di diabetologia ormai si fa il 70-80% degli interventi in telemedicina. Bisogna che le regioni normino e autorizzino questa attività e si dia un forte impulso. Oltre a questo, bisogna poi cercare delle regole di distanziamento sociale che però garantiscano anche la possibilità di effettuare una tipologia di assistenza di un minimo di efficienza, altrimenti sarà molto difficile.